Ciao, sono Massimo Varini e in questo video vi voglio parlare della Aire Light Sunburst. Allora, la serie Light è alla base della famiglia delle Elements, quindi c'è Light, poi c'è la Standard e la Master Built Made in Italy. Per parlarvi di questa chitarra, che è nella versione Sunburst, così come esiste anche nella versione Black, ma ha un video a sé stante, per parlarvene voglio cominciare dalla paletta. La paletta che è uguale per tutte le chitarre della serie Element, che siano esse Master Built o Standard, che siano Aqua, Tero, Fire o Acqua, e quindi hanno tutte la stessa paletta. Le meccaniche sono piccole, col bottoncino piccolo nere marchiate Eco, e tutte le palette hanno una cosa in meno che diventa una cosa in più: non hanno quel foro che è quello che serve per regolare il truss rod. Il truss rod, che per chi non lo dovesse sapere, è quella barra metallica che sta all'interno del manico e serve per renderlo concavo o convesso, perché questa regolazione è stata spostata alla base del manico. Viene fornito questo piccolo ferretto che serve per regolarlo in modo molto agevole, però è meglio farlo fare a un liutaio se non si è esperti, e però permette di fare che cosa? Di non avere una mancanza di legno qui sulla paletta, quindi la paletta diventa più robusta e secondo noi va a influenzare positivamente anche la parte, oltre alla della robustezza, anche del sustain per lo strumento. Andiamo a scendere. Ora la chitarra ha il manico in acero, così come la tastiera è in acero. Abbiamo i dot, ad esempio nella serie Standard abbiamo anche il logo al dodicesimo, così come nelle chitarre acustiche. Continuiamo a scendere, abbiamo la giunzione, viene chiamato neck joint, tra manico e corpo, che è bolt on, quindi significa manico avvitato. Invece di avere la piastrina metallica, noi abbiamo scelto di avere queste quattro boccole, sia nella Master Built che nella Standard, che in questa versione Light. Vabbè, qui c'è il coperchio delle molle. Arriviamo qui dove abbiamo il battipenna, che in questo caso è tortoise, viene chiamato tortoise, diciamolo come vogliamo, comunque tartarugato per chi parla italiese, dove abbiamo posizionato questi tre pickup, che sono tutti dei double coil, nel senso, vedete che sono più potenti, non sono humbucker questi, perché questo è un humbucker ed è splittabile, quindi double coil humbucker sono fatti per eco, e abbiamo questa possibilità di splittare l'humbucker, che quindi funziona in questa posizione e nella seconda posizione, dove ovviamente l'humbucker lavora col pickup centrale. Controlli di tono, una cosa molto normale. Abbiamo la leva del vibrato, con la regolazione ovviamente dell'ottave singolarmente dell'altezza delle sellette, che avviene attraverso una piccola brugola. Tutto il materiale viene fornito di serie. La cosa molto importante di questa chitarra, che è stratoforme, sicuramente ispirata a quelle che sono le forme della Strato, così come si sono ispirati tantissimi altri produttori, però con una sua originalità. Abbiamo preso questa curva che assomiglia di più a una vecchia chitarra Eco degli anni 60, ma soprattutto è una stratoforme con 24 tasti, con abbiamo alcune cose importanti che qua si vede nel video, che ci permettono di arrivare agevolmente fino al 24° tasto senza andare ad influenzare troppo l'estetica della chitarra, come una chitarra che risulti essere troppo moderna. Quindi una serie di suoni ve li faccio sentire in questo video. Potete sentire gli stessi suoni più o meno, insomma cambia veramente soltanto il colore, per la Aire Light Black, sempre qui sul web. Ciao.